il rispetto che ogni italiano dovrebbe avere verso chi lavora nel comparto sanitario, dai medici al personale sociosanitario. Persone di cui noi magari nemmeno conosciamo le loro vite o di cui non siamo nemmeno a conoscenza delle loro sofferenze, ma che senza di loro il nostro paese in questo momento collasserebbe. Tutto questo casino che ha invaso, travolto il nostro paese e adesso si sta diffondendo in tutto il mondo mi ha lasciato qualche piccolo insegnamento. Innanzitutto l'importanza del tempo. Non ho mai avuto così tanto tempo libero come adesso per motivi di forza maggiore e non l'avrei certo voluto, anzi ne avrei fatto volentieri a meno, ma tutto questo tempo a disposizione mi ha fatto riflettere su quanto la mia vita prima dell'emergenza fosse frenetica. Adesso è tutto più lento, tutto più rallentato. Ho più tempo per me e ho più tempo per la mia famiglia. Un altro aspetto importante su cui mi ha fatto riflettere questa emergenza è appunto la famiglia, cioè l'importanza, i momenti difficili, drammatici come questi, in cui si ha la necessità anche di un semplice rapporto umano. Bene, questa emergenza mi ha fatto capire quanto sia importante la famiglia, avere vicino le persone più care che possono aiutarti e che nei momenti appunto tremendi, terribili come questo, possono darti un sostegno. Molti miei colleghi non hanno le famiglie di origine qua a Siena, perché magari provengono da altre realtà d'Italia e in questo momento sono soli, magari lavorano anche da casa, fanno smart working, quindi per loro è devastante. E come loro ci sono moltissimi migliaia di italiani che sono senza una famiglia, quindi avere accanto a me la mia famiglia mi ha fatto davvero capire quanto sono fortunato. Ma fra tutti gli insegnamenti, probabilmente quello più importante che ho imparato è il rispetto che ogni italiano dovrebbe avere verso chi lavora nel comparto sanitario, dai medici al personale sociosanitario. Persone di cui noi magari nemmeno conosciamo le loro vite o di cui non siamo nemmeno a conoscenza delle loro sofferenze, ma che senza di loro il nostro paese in questo momento collasserebbe. E proprio la fragilità, questa nuova parola che dentro di sé racchiude in questo contesto una fascia di popolazione a rischio, che se contagiata potrebbe davvero salutare questo mondo. Bene, con questa emergenza tutte le attenzioni che prima magari si davano per scontato, perché era normale per molti di noi prendersi cura dei nostri cari anche più anziani, appunto più fragili, oggi è diventato un vero e proprio dogma, cioè dobbiamo prenderci cura di loro e proprio perché sono più fragili non vanno trascurati. Non vale il discorso inverso, beh vabbè hanno 80 anni ma alla fine se dovessero essere contagiati chi se ne frega, non funziona così ragazzi. Ed è servito a molti vivere purtroppo questa emergenza per rendersene conto. Ma poi vogliamo parlare di quanto sia importante e trascurata in questo paese l'educazione anche alla salute, cioè quello che oggi per noi è scontato, cioè lavarsi le mani giornalmente, quotidianamente, più volte al giorno, disinfettandole quando magari tocchiamo qualcosa fuori di casa, e stare attenti all'igiene intimo personale, cose che oggi in questo contesto sono banali, ma che per molti, ahimè, non era proprio così scontato. E non vi racconto, diciamo così, quello che ho visto e odorato nella mia esperienza di essere umano fino ad oggi. Quindi abbiamo imparato anche a prenderci cura di noi stessi da un punto di vista, diciamo così, salutare. Come nerd, come ragazzo che si diverte a fare video su YouTube, come youtuber, chiamatemi come volete, come pirla, ho anche imparato che la nostra rete infrastrutturale del trasferimento dei dati ad alta velocità fa pena, perché è bastato che molte aziende mandassero a casa i propri dipendenti a lavorare con lo smart working che praticamente il sistema è quasi andato vicino al collasso. Quindi questo ci permetterà anche post emergenza di riconsiderare un po' questa infrastruttura, l'infrastruttura della telecomunicazione, e magari anziché essere al top fra 2 o 3 anni, essere al top magari subito. Quindi pensiamo anche a questo aspetto. E poi c'è il tema più grande, quello che è immenso, che non ha nessun altro tema sopra di sé se non quello della libertà,
dato che siamo stati costretti per tutelare la salute nostra e anche di quelli più deboli a rimanere in casa, quindi ci hanno in qualche modo, per motivi appunto di ordine pubblico, di salute, di sicurezza nazionale, ci hanno costretti tutti a rimanere in casa. Ed è una privazione sopportabile, io lo faccio molto volentieri. Molti no, si lamentano, o meglio si lamentavano, poi quando hanno visto i numeri salire alle stelle dei contagi e dei morti si sono dovuti ricredere. Beh, abbiamo imparato anche a dare più valore a quello che prima davamo per scontato, cioè la libertà. Un'altra lezione che credo di non dimenticarmi mai è che molti lavoratori che prima dell'emergenza avevano un lavoro precario, probabilmente al termine di questa emergenza, a seconda del settore in cui operano, probabilmente, ahimè, lo dico con la mano sul cuore, non avranno più il lavoro. E questa è una cosa di cui spesso ci si dimentica, ognuno guarda la sua realtà e non si fa caso più a chi sta attorno a noi, ma purtroppo è così. Ci sono alcune categorie economiche, alcuni esercizi commerciali che potrebbero non riuscire a rimanere aperti durante tutto questo periodo, che riapriranno molto probabilmente con difficoltà, se riapriranno, e non è detto che il personale che lavorava all'interno di questi esercizi possa continuare ad avere lavoro. Quindi anche questa cosa è un aspetto da non sottovalutare, e per tutti coloro che hanno un lavoro stabile e sicuro, pensiamo anche quanto siamo fortunati, e magari pensiamo anche a chi il lavoro stabile e sicuro non ce l'ha. Ultimo insegnamento, questa è l'unica nota positiva, è l'allenamento indoor. Quando mi allenavo sui rulli ero uno dei pochi che anche durante la stagione primaverile e autunnale usava i rulli. Venivo spesso preso in giro perché dicevano: ah, vabbè, ma dai, stai in posti bellissimi. Oggi in realtà tutti coloro che prima mi, diciamo, sfottevano sono lì a cercare rulli online perché non sanno come fare ad allenarsi. Vedete, se mi davate retta a tempi indietro, oggi non sareste in queste condizioni. Ovviamente sto scherzando, so che c'è un'enorme difficoltà in questo, ma questo è un altro insegnamento, cioè ci adattiamo molto velocemente e il nostro punto di vista cambia al variare del contesto. Questa ovviamente è una grandissima lezione, quindi non date retta a coloro che portano sulle loro spalle la verità assoluta, perché non esiste la verità assoluta, non esiste nemmeno quella relativa, ma diciamo che i punti di vista delle singole persone cambiano al variare appunto del contesto. Bene ragazzi, questi sono i pochi insegnamenti che ho colto da questa da questo casino. Se voi avete colto altri insegnamenti, scrivetemelo qua sotto, perché credo ne possa venire fuori una bella discussione. Bene ragazzi, per oggi è tutto, noi come sempre ci vediamo al prossimo video, buon allenamento indoor e alla prossima, ciao!